Grazie, grazie per l'invito, un saluto a tutti, ovviamente agli amici di Col diretti e a tutti i presenti. Eh, cosa ho combinato? Cosa abbiamo combinato? Beh, noi siamo abituati a fare politica sulla base di contenuti, programmi e sulla base ovviamente di iniziative concrete. Ho fatto semplicemente quello che secondo me deve fare un politico, anche quando c'è un governo d'emergenza, soprattutto non nei primi mesi. Dopo un anno, dopo 18 mesi, mancano ancora dei mesi, credo che sia giusto concordare un'agenda di governo, avere anche la possibilità di discuterla, di chiedere anche di poter comprendere lungo quali linee, quali indirizzi politici ci si sta muovendo e soprattutto, dopo aver indicato delle priorità, poter avere anche un confronto con informazioni più puntuali. Abbiamo fatto questo. Non c'è stata data risposta, credo pubblicamente questo sia noto, e quindi poi la situazione, ci ritroviamo qui in questa situazione per delle elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale. La scadenza naturale che credo ne siamo tutti consapevoli. Comunque, difficilmente spazzerà via la scadenza naturale, dico, di questa legislatura, l'emergenza che stiamo vivendo. Perché Sicuramente sulla guerra e il conflitto ucraino temo durerà ancora molto l'emergenza energetica, pure l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cosa nota che scadrà nel 2000, eh, 2026, e quindi probabilmente anche la pandemia, ce la ritroveremo ancora, come dicono gli esperti e gli scienziati. Quindi, adesso affrontiamo questa campagna elettorale ed è un'occasione anche questa per così, discutere un poco quello che abbiamo fatto, quello che avete fatto e quelle che potrebbero essere delle risposte alle vostre sollecitazioni. Ho letto delle vostre cinque priorità. E, innanzitutto vorrei ricordare, perché mi sembra doveroso nei vostri confronti, l'ho detto in altre occasioni e lo ripeto. Questo è un comparto. Voi di Col diretti siete dei patrioti, patrioti, perché quando vi incrocio, quando ci parliamo, non posso accantonare il grandissimo sforzo, il grande senso di responsabilità con cui avete affrontato il periodo più duro della pandemia e anche ovviamente tutte le fasi successive. Se non ci fosse stati voi con grande sacrificio avete assicurato la disponibilità, l'efficacia ed efficienza della filiera del cibo, il Paese ovviamente non avrebbe retto a questa sfida, non ci sarebbe stata questa tenuta. E ovviamente state dando un contributo importante anche all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un piano che nasce da scelte politiche ben precise, di cui siamo orgogliosi e fieri perché Anziché accomodarci alle politiche di austerità, che erano il dogma imperante, anziché accomodarci, ricordate, adesso sembra un'epoca, un'era geologica fa, ma fino a qualche tempo fa, tutti a parlare di MES, tutte le forze politiche, anche di maggioranza del Conte 2, si accomodavano e si accontentavano del MES che erano qualche decina di miliardi, invece in quel contesto con grande coraggio. Ci siamo assunti la responsabilità, in primis col Movimento 5 Stelle e la ragione per cui oggi sono con loro e sono leader del Movimento 5 Stelle. Ci siamo assunti la responsabilità di riuscire a gettare lo sguardo oltre la siepe, ben oltre la siepe, di dare una svolta in Europa e quindi di portare quei 209 miliardi, poi sono lievitati a 245, con cui oggi c'è questa grande opportunità per il Paese un'opportunità che ci vedrà negli anni prossimi impegnati in una grande sfida per un Paese come il nostro che non ha mai dimostrato storicamente una grande capacità di spesa, una grande capacità amministrativa. Eh, la nostra agenda economica è stata sempre molto attenta anche alle vostre esigenze. Ricordate abbiamo combattuto insieme una battaglia, quella sulla cedibilità dei crediti fiscali. Abbiamo ritenuto questo un meccanismo di generazione di liquidità di cui hanno bisogno le imprese, abbiamo cercato di estenderlo anche al, col decreto sostegni e su questo abbiamo avuto il vostro appoggio anche non solo al superbonus edilizio, ma anche a transizione 4.0. Ce l'avamo quasi, abbiamo toccato con mano la soluzione poi però MEF e governo si sono messi di traverso anche qui. E speriamo di poter riprendere questa battaglia, anche perché qui c'è il ministro Pattonelli che saluto. E beh, noi con Transizione 4.0 c'è stato veramente, un gra 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 grazie al suo, alla sua iniziativa al MISE e poi all'agricoltura, abbiamo avuto nel 2021 più 196% in termini di fatturato. Quindi l'agricoltura smart è un'agricoltura che funziona, un'agricoltura che dà, offre in termini di digitalizzazione, transizione ecologica, degli ottimi importanti risultati, come ben sapete voi. Poi ancora abbiamo puntato molto sull'aumento dei consumi. Vedete in questi giorni molte... Le forze politiche si azzuffano per quanto riguarda la riduzione dell'IVA, soprattutto sui generi alimentari. Beh, posso ricordare che in aprile abbiamo fatto un documento in cui, nero su bianco per primi, abbiamo di fronte già la prospettiva di riduzione dei consumi, abbiamo invocato una riduzione, un azzeramento dell'IVA su pane, pasta, carne, latte. Siamo stati anche qui... I primi, ma nessuno lo dirà, quindi lo dico io perché non lo troverete letto da nessuna parte in nessun Tg. Ancora il governo anche qui ci ha ignorato, però spero che si possa, anzi, noi ci batteremo e chiederemo anche forza e sostegno elettorale per il cash per fiscale. Il cash per fiscale è una misura guardate che riteniamo strategica dopo aver digitalizzato la pubblica amministrazione con le piattaforme di pago PA, oggi siamo in condizione di poter eh, introdurre per settori merceologici la possibilità non più di portare una detrazione, le detrazioni correnti, quelle che poi uno si deve riportare, scontrini vari, eccetera, nelle dichiarazioni dei redditi, ma c'è la possibilità con questa digitalizzazione piattaforma stella in particolare, di poter ottenere qualche giorno dopo, subito, addirittura qualche ora dopo, la detrazione, cioè lo sconto vero nel conto corrente. Basta pagare con moneta elettronica. Quindi fa parte di quella rivoluzione che abbiamo avviato e che deve continuare. Per quanto riguarda poi l'incremento dei consumi e soprattutto di generi alimentari, vorrei ricordare che il reddito di cittadinanza, Gesmundo mi hanno anticipato che tu hai al di fuori di un coro di solito intonato diversamente, hai invece lodato questa misura e mi fa molto piacere perché dovrebbe essere una banalità che un Paese abbia un sistema di protezione sociale. Hai lodato questa misura e soprattutto qui rimarco che è una misura per come è concepita destinata a favorire proprio la ripresa dei consumi perché sono soldi che vengono per lo più quasi interamente spesi per generi alimentari. Dobbiamo continuare con le politiche espansive, perché la prospettiva che abbiamo di fronte è quella di una severa recessione. Le stime del Fondo Monetario Internazionale sono un più 0,7% nel 2023. Quindi paradossalmente se abbassiamo la guardia, se accediamo a politiche timide, poco coraggiose, rischiamo di precipitare in un vortice recessivo dove tra caro bollette, caro energia, caro carburante e perdere il potere d'acquisto i nostri cittadini non consumeranno più come prima e quindi anche il tessuto produttivo ne risentirà. Dobbiamo farci sentire di più in Europa. Avevamo detto da subito che di fronte a questa crisi energetica occorreva un energy recovery fund. Purtroppo noi non possiamo dire che il rinvio a ottobre è un bicchiere mezzo pieno. Il rinvio a ottobre del Consiglio europeo, senza alcun risultato, dobbiamo dirlo forte ai cittadini, è un bicchiere tutto vuoto. Ci possiamo accontentare che ci sia una discussione. Dobbiamo ottenere risultati. Abbiamo la forza, la visione, il coraggio, la determinazione. e Siamo un paese fondatore per vincere queste battaglie. E vengo alla tutela dell'ambiente delle battute finali perché non sono qui a monopolizzare certo la mattinata. La tutela dell'ambiente è fondamentale, quindi dobbiamo coniugare, e voi su questo ovviamente siete molto sensibili a col diretti. Dobbiamo coniugare quello che è lo sviluppo delle. Culture, soprattutto ragionare collettivamente su quelle che sono le culture senza che non mettano in moto un'accelerazione cataclismatica. Adesso più che mai tra siccità, eh, climate change e ovviamente tutta una serie di effetti perversi, dobbiamo cercare anche di ragionare insieme su quelle cult culture su cui puntare. Ed è anche giunto il momento di valorizzare gli investimenti su agri solare e agrivoltaico, perché anche in questa prospettiva ovviamente possiamo dare un contributo alla sostenibilità ambientale. Poi c'è l'annosa questione del consumo del suolo. C'è stato due giorni fa, credo, il rapporto 2022 dell'ISPRA, quello sulla protezione ambientale. Molti dei presenti conosceranno i dati e i risultati che sono stati li avranno già analizzati. L'espansione urbana, l'espansione incontrollata, le sue trasformazioni collaterali rendono il suolo impermeabile. È un danno collettivo incredibile: significa perdita di aree verdi, contributo alla distruzione della biodiversità e quindi distruzione dei servizi ecosistemici. Noi non possiamo più lavorare in direzione del consumo del suolo. È per questo che noi ci siamo battuti per le misure di rigenerazione urbana. Dobbiamo insistere con politiche di rigenerazione urbana. È così che noi puntiamo alla transizione ecologica, che noi puntiamo alla tutela ambientale. Per quanto riguarda le cinque vostre priorità. È chiaro che dobbiamo difendere l'agricoltura italiana, la il Paese ha necessità di assicurarsi la sovranità ambientale, è necessario sviluppare la filiera agricola e biologica, preservare le nostre culture tradizionali, in particolare quelle biologiche, preservare e tutelare le nostre specificità produttive, in particolare incentivare le aziende. Giovanili, investire nella ricerca in agricoltura, l'agricoltura di precisione, in individuare come prioritari la sostenibilità delle coltivazioni, il contrasto dicevo, dei cambiamenti climatici, l'uso efficiente e sostenibile delle risorse idriche. Per quanto riguarda Nutri-Score, eh, ho poco da dire: conoscete la nostra battaglia, l'ho sostenuta fortemente dal Presidente del Consiglio, il Ministro Patonelli è in Torincea per eh, ovviamente contestare un meccanismo di etichettatura che addirittura non è comprovato, non ha solide basi scientifiche. Quindi rischia di dare delle informazioni falsate ai consumatori, rischia di andare contro addirittura quella che è una tradizione culturale. Perché, quando si parla di tradizioni enogastronoiche si parla di cultura del paese, di un popolo, e quindi nessuno può contrastare le nostre abitudini alimentari, la nostra cultura, senza un fondamento scientifico. Quindi, continueremo a difendere Made in Italy i nostri prodotti, continueremo a contrastare il Nutri-Score e invece a privilegiare il nostro sistema Nutri-Inform. Su questo c'è cioè la convinta adesione, sostegno, che non è mai mancato del Movimento 5 Stelle. Sul piano strategico, il piano nazionale di ripresa e resilienza, dobbiamo approvare questo piano strategico, dobbiamo superare le obiezioni di Bruxelles. Bruxelles delle volte sono un po' testardi, ma credo abbiano capito che quando noi ci mettiamo con grande impegno siamo ancora più testardi di loro. E, eh, il problema dei cinghiali è un altro problema, un'altra priorità che voi segnalate, la tutela del reddito dell'agricoltore resta sicuramente una priorità assoluta, non si può pensare di far pagare il prezzo delle emergenze agli agricoltori, parlo di siccità, parlo anche di incendi boschivi, parlo della drammatica questione anche dei cinghiali. E quindi, che è una questione direttamente legata alla gestione della fauna selvatica. E poi crisi climatica e siccità: siamo alla dramma anche di queste settimane. Purtroppo, paghiamo la mancanza, ma una mancanza pluridecennale, di una seria gestione, seria programmazione nella gestione delle risorse idriche. Conosciamo. Il, i problemi, però evidentemente dobbiamo offrire delle soluzioni, dobbiamo lavorare sugli a, mo a modernare quelli esistenti, dobbiamo incrementare la nostra capacità di stoccaggio dell'acqua e rinnovare ovviamente rendere più efficiente la rete idrica promuovendo un uso razionale delle risorse idriche. Ecco, tutta una serie di meccanismi, voi avete dato un grande contributo anche su questo fronte, nel piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono degli strumenti, delle misure per lavorare in questa direzione e ottenere, migliorare se non altro la gestione delle risorse idriche. Concludo, non devo fare nessun riferimento personale alla mia storia, l'ho già detto in altre occasioni, qui tutti diventano agricoltori quando passano di qui, io da piccolo però la terra l'ho toccata con mano perché come sapete l'ho detto in altre occasioni, davvero avevo i nonni, sia paterni che materni, che avevano, eh, diciamo così, vivevano anche la, la cultura, non solo la cultura, la cultura della terra. E sono cresciuto anche con la semplicità. Di chi ogni tanto quando corre il rischio di staccarsi dalla realtà, c'ha sempre il monito di affondare l'orecchio nella terra per ritornare in una dimensione reale dei problemi. Grazie. Grazie a te. E caro Giuseppe, medio dalla cultura contadina, attento al fuoco amico, che è la cosa sempre più difficile da tenere presente. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.